Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati sul mio canale. Allora, questo è un video sul contouring. Vi farò vedere come faccio a fare io il contouring e useremo la palette Shade & Light di Kat Von D, visto che non l'ho mai usata ancora. È tantissimo tempo che l'ho presa, forse saranno 7-8 mesi da quando è uscita Kat Von D da Sephora in Italia. Quindi proveremo a fare il contouring con questa palette in polvere. La palette si presenta in questo modo, qua ha un bello specchio, è bellissima sta palette, guardate che specchio, che bello specchio che ha, e qua ci sono le cialde di prodotto. Sopra abbiamo gli illuminanti e sotto abbiamo le terre. Allora, iniziamo subito con una terra. Allora, il contouring va fatto con una terra marrone fredda, perché calda non va bene, perché le ombre sono fredde, sono scure, non sono chiare, non sono arancioni. Quindi di questa palette appunto è stata creata per il contouring, quindi secondo me è una terra adatta alla mia tipologia di pelle, cioè per quanto è chiara, usare la prima terra. Come pennelli da contouring, allora io ho questo, vedete com'è stretto, servirà per prendere il prodotto e dare giustamente la forma qui. Se no questo, però adesso non c'è più perché era in una collezione limitata di Kiko, anche questo è un po' più largo, quindi secondo me è meglio questo di quello un po' più stretto, perché quello più stretto andrà a concentrare proprio il prodotto qui, invece questo qua renderà già più morbido il nostro contouring. O se no questo pennello di Bottega Verde, che appunto voi prelevate il prodotto, fate così, vi rilascia subito la scia di prodotto giusto. Però io direi di usare questo di Kiko, lo so che non c'è più, però questo è di Bottega Verde, si usa per i blush, però per il suo fatto, per la sua forma così tagliata, è perfetto anche per fare contouring. Quindi io comunque andrei a prendere questo pennello di Kiko, vado a prendere un po' della mia terra, batto l'eccesso e di traverso andrò a posizionare il prodotto. Vedete? Ok, poi lo giriamo di piatto. E ho fatto il contouring da questa parte del viso. Allora, io vi ho detto di tenere presente, per essere precise, l'angolo del capello, vedete la V che c'è qua del capello, però non portatelo verso il giù, ma state più verso le guance, mai verso il basso, piuttosto verso il basso, ma piuttosto verso l'alto, così vi alzerà anche un po' lo zigomo, se no verso il basso verrà un brutto lavoro, vedete la differenza? Sfumiamo bene. E questa è una parte fatta. Attenzione alle macchie di colore. Mettete il fondotinta, lo lasciate asciugare, intanto procedete con gli occhi e poi secondo me andate col contouring, perché se il fondotinta sarà un po' bagnato magari rischiate che la polvere resterà un po' a macchie, quindi assicuratevi che il fondotinta sia bello asciutto prima di procedere al contouring per evitare appunto macchie di colore. Quindi andiamo a prendere ancora un po' di prodotto, batto l'eccesso, di traverso vedete, è molto pigmentata questa palette, costa un pochino ma è molto pigmentata. Voi avete questa palette e per il contouring ragazzi siete veramente veramente a posto. Questo mi sembra sui 45 euro, o se volete la classica forma a pesce fate la bocca a pesce,
sfumatela bene verso l'alto più che verso il basso. Vedete la differenza, ragazze? Sembra che ho il viso più magro. Poi vado a prendere, che scema, vado a prendere ancora un po' della mia terra, picchiate sempre l'eccesso, e andiamo a portarla sotto qua, perché andremo a snellire un po' il mento, più che altro il mento, andremo a snellire il doppio mento. Quindi, scusatemi ragazze, un piccolo momento di defiance. Vedete, con un movimento proprio così leggero andiamo a sporcare il sotto il mento. Per dare l'effetto, per togliere l'effetto doppio mento, però io direi di andarci molto cauti con questa qua sotto, perché non vorrei che risulterà a mo' di barba. Quindi poi con questo pennello che è più piccolo, io, perché ho la fronte bassa, andrò a prendere un po' di prodotto e lo porterò appunto sulle tempie, sull'attaccatura del capello. Scendo sempre sull'attaccatura del capello, vedete? Però vedete, io non ho una fronte alta per fare il contouring, però oddio, rimettimi a fuoco. Ok, sono stata leggera. Per quanto riguarda il gioco del chiaro e lo scuro, adesso io andrò a prendere questo pennello che è di Sephora. Guardate la sua forma, è quasi piatta, è fatta a forma di lingua di gatto, e vado a prendere questo leggermente rosato. Oh madonna, quanto polvera, è un po' spolverosa sta palette, eh? Un pochino spolverosa. Andrò ad applicarlo qui, andrò ad applicarlo qui. Io non faccio contouring al naso, eh. Complimenti Cinzia, hai anche il rossetto. Beh, vabbè, un po' qui, no, perché se sporcate il pennello di rossetto capite che dopo, quando andrete a toccarvi in giro, sarà un macello. Ecco, vado un po' a sfumare ancora, perché qua in alto a me non è che mi gusta molto la mangusta. Comunque questa è la classica regola del 3, vedete, sono partita dalla fronte, sono scesa qui e poi sono andata qua sotto, con la terra sto parlando, eh. Questa è la tecnica che io uso per il contouring. Calcolate che, vabbè, il naso io non lo faccio, perché non trovo necessario fare il mio naso, di fare contouring al mio naso. Comunque vedete, sono in lontananza
che mi ha snellito il viso. Comunque vi ricordo appunto di, quando voi mettete la terra per il contouring, di sfumarla più verso l'alto che verso il basso, e senza stare lì a fare la faccia da pesce, cioè così, per darvi la riga giusta, e poi fermatevi tipo qui, non andate troppo oltre perché sennò avrà un brutto, veramente sarà bruttissimo a vedere. E questo è il mio contouring con la shade Live di Kat Von D. Spero che questo video, ragazze, vi possa essere stato utile, vi abbia fatto vedere, cioè spero che abbiate capito come io faccio il contouring e come va fatto un contouring su un viso rotondo. Dopo ogni viso ha il suo contouring, ovviamente, però io sinceramente mi sono sempre interessata sulla mia tipologia di viso, però il gioco è sempre quello: se dove volete smagrire usate la terra scura, la terra scura, ovviamente se è un po' fredda è meglio, ma anche se è leggermente caldina basta che non sia troppo calda. E poi andate con l'illuminante, quindi illuminante e terra, e questo è il risultato di contouring sul mio viso. Sì, mi ha snellito il viso, però non è una tecnica, cioè sinceramente io, se vedete la palette di Kat Von D è nuova, non lo faccio quasi mai, non lo faccio quasi mai, perché preferisco piuttosto scaldare il viso con la terra piuttosto che fare proprio un contouring vero e proprio. Comunque va a gusti. Spero che questo video vi possa essere stato utile, spero di essermi fatta capire bene. E se vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanellina e iscrivetevi al mio gruppo Facebook, e vi lascerò il link giù sotto nell'info box. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!